Passiamo sulla tavola grossa, la 19x19, perché voglio farvi vedere quali sono le origini dei principi strategici del Go, che derivano ovviamente dal potere, dall'efficienza con cui si riesce a circondare il territorio. Ad esempio, prendiamo 8 pietre e mettiamole in un angolo. Con 8 pietre in un angolo vado a circondare 3x4, 12 punti di territorio. Con le stesse 8 pietre su un lato ne riesco a circondare invece molti di meno. Diciamo, riesco a circondarne 4 e tra l'altro questa è una forma che volendo si riesce anche a catturare, quindi non va bene. Bisogna fare questa forma che invece non è catturabile. E sono sempre 4 punti. Quindi dal lato all'angolo siamo scesi da 12 a 4 punti. Se prendo 8 pietre e le metto in centro, faccio una forma da un punto solo, ma questa è una forma che si riesce a catturare, quindi non vale neanche come territorio, com'è che viene catturata? Semplicemente così. Adesso bianco gioca, riempie l'ultima libertà del gruppo nero e le prende tutte. Quindi con 8 pietre in centro non si riesce neanche a fare un punto, ce ne vogliono di più. Questa è la ragione per cui le partite normalmente iniziano dagli angoli, poi si fa un'estensione verso il lato e solo successivamente si va a giocare in centro. E quali sono i principi strategici per iniziare proprio una partita? Lo potete vedere in una nostra lezione di 1 o 2 anni fa, del corso di Fuseki, di cui poi vi segnerò il link. Grazie.